sicurezza nelle strade, sicurezza nelle abitazioni, sicurezza nel cimitero. Queste le tre direttrici della protesta del comitato Adesso Basta di Policiano, riunitosi presso i locali della Polisportiva. Un'accesa e affollata assemblea che ha evidenziato le vessazioni subite dalla popolazione, che si è vista violata nel proprio intimo con continui episodi di furto in abitazione, danneggiamento nel cimitero e incidenti stradali all'ordine del giorno. All'assemblea anche i rappresentanti di Progetto Arezzo. Innanzitutto è venuto un sacco di gente, questo non me l'aspettavo, tutta la sala era piena, anche fuori c'era gente fuori, abbiamo raccolto un sacco di firme, siamo riusciti a sollevare problemi, a tirar fuori problemi che ha questo paese. Ho visto che la gente ci sente, la gente ci segue e faremo di tutto per vedere di risolvere i nostri problemi di Policiano. Ho visto gente anziana, gente giovane, insomma è stata una bella riunione, ricca e fondamentale. Non so più che pensare io al cimitero, Io e mio marito sono 4 volte. Hanno scollato tutta la lapide, me l'hanno scosata tutta con un martello e poi mi hanno buttato sopra tutto olio. Non so che olio, non lo so. Io sono incazzata da morire. Oltre che incazzata, purtroppo il dolore sopra il dolore, perché... Per la regionale 71 si chiede il famigerato marciapiede, maggiore illuminazione, specchi più grandi, deceleratori, semafori intelligenti e addirittura il ripristino degli autovelox. Per i casi di vandalismo servirebbe maggiore illuminazione al cimitero, cancelli automatici e videosorveglianza. Tutte richieste che la popolazione aveva già fatto con il tanto decantato progetto Io Conto, ma forse potremmo dire sarcasticamente che la matematica per alcuni è un'opinione.